una serata di solidarietà organizzata a favore delle aree terremotate del centro Italia. A parte le iniziative encomiabili come queste, tutto sommato solidarietà di tipo particolaristico, impegni concreti a favore di quelle popolazioni. Consigliere regionale Aurelio Pace, sottosegretario alla difesa Alfano e sottosegretario al lavoro Cassano. Ma è evidente, guardate, questo governo ha affrontato uno dei momenti più difficili, dico da uomo delle istituzioni, degli enti locali, della storia repubblicana. Ha affrontato un momento in cui abbiamo discusso di sisma, abbiamo discusso di calamità naturali, non si verificava da tempo, una congiuntura straordinaria di difficoltà, una congiuntura straordinaria di immigrazione che Area Popolare, attraverso il suo leader Angelo Alfano, ha dato prova di una grandissima capacità amministrativa. L'Italia in questo momento è un paese sicuro anche grazie all'azione delle persone che ho alla mia destra e alla mia sinistra. Il governo ha fatto quello che doveva fare. Noi in questo momento non siamo in condizione di dare un segnale ulteriore rispetto a quello di una grande volontà di solidarietà. Il popolo di Rere ha risposto, questo palazzetto non si vedeva così pieno da molto tempo, ci sono competizioni di altissimo profilo sportivo e abbiamo un palazzetto semivuoto. Oggi, grazie alle persone che mi stanno a fianco, alla CS Vulture, alla Futsal Rionero, questo palazzetto è tornato a vivere. Io credo che viva nella solidarietà e nello sport. Se questo è possibile, perché ci sono uomini che tolgono tempo ai propri impegni personali, alle proprie famiglie, è un giovedì sera, giorno in cui queste persone di solito rientrano alle loro famiglie. Se stanno qui è un grande segno di umanità. La politica è anche un tratto fortemente umano e queste persone lo dimostrano. Per quello i protagonisti sono loro. Questa è la mia regione, ovviamente. Ho interesse a fare di questa regione un esempio positivo di buone pratiche di solidarietà e sport. Loro sono venuti a sostegno di questa regione perché sono uomini autenticamente del sud migliore e di territorio. Per quello ringrazio queste due persone. Sottosegretario Alfa. Ma Aurelio è stato per noi una scoperta anche nell'organizzazione di questa serata, perché lui è un uomo che non si ferma mai. Non so se il giovedì per lui significa tornare a casa, non credo. Quindi stasera abbiamo dimostrato che veramente per queste tematiche bisogna esserci. Ci siamo divertiti, abbiamo vinto e l'abbiamo fatto raccogliendo, credo, anche una somma importante, perché ho visto che la gente ha partecipato e anche contribuito economicamente pagando il biglietto d'entrata, non per vedere noi assolutamente, non meritavamo il biglietto, ma lo meritavano gli abitanti dell'Abruzzo, che sicuramente da questa esperienza negativa stanno ricevendo comunque tanto calore, un calore che serve. Io sono della Campania, anche lì abbiamo vissuto momenti tragici del terremoto e quindi in questo momento tragico tu cogli un segnale positivo e quindi io sono contento di esserci. Ogni volta che avete bisogno, come sottosegretario, come politico, come persona, la Basilicata è troppo vicina alla Campania per non essere vista come una terra nella quale mi trovo a casa mia. Onorevole Cassano. Beh, una serata intanto emozionante sotto molti aspetti, ma soprattutto per il fatto che abbiamo ricordato delle persone che oggi soffrono e soffrono purtroppo in maniera molto molto seria. Attraverso questo piccolo segnale, attraverso diciamo, l'organizzazione del consigliere Pace, che non è la prima volta che fa e organizza cose importanti per il sociale, devo dire. E io sono pugliese, quindi anche io sono confinante dalla Basilicata e ho vissuto anche qui in Basilicata, mi sento a casa mia e qui, tutto questo ha portato a un risultato importante, a un palazzetto pieno, a dare un segnale da parte nostra del governo che è qui presente, ma per noi è un dovere ed è un onore soprattutto essere qui, e per primo perché credo che stiamo aiutando delle famiglie che in questo momento stanno soffrendo e credo che diciamo, non finisce qui la nostra organizzazione. Faremo come Area Popolare, stiamo organizzando anche nel prossimo weekend un incontro, un convegno proprio in Abruzzo con i giovani e anche lì stiamo organizzando una raccolta di soldi per aiutare queste famiglie. Quindi noi siamo impegnati, lo ha fatto il consigliere Pace, ma lo fa sempre per la verità, non è la prima volta che sono qui per questi motivi, ma come partito mi sento di dire che non abbiamo finito, vogliamo continuare. Grazie. Grazie a voi. Grazie.